Giovedì 26 settembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:30 minuti in questo istante. Oggi è il giorno, la vigilia dello sciopero, lo sciopero per il clima che domani riempirà ancora le strade di Milano, e siamo ben contenti di parlarne, di avere qui con noi ospiti due attiviste di Fridays for Future. Buongiorno e benvenuti a Sara Brizzolara, buongiorno Sara. Grazie. E a Martina Comparelli, buongiorno Martina. Buongiorno. Grazie mille di essere qua. Insomma, sappiamo che sono ore complicate per voi, perché manca poco e sarete tutti super impegnati, quindi vi ringrazio per aver trovato un minuto per venire qua a raccontarci le buone motivazioni. Sì, siamo di parte, sì, lo siamo, ma secondo me è la parte di tutti, quindi non è stare da una parte o dall'altra, è la parte che ci... Vi dico anche la parte che vi conviene stare, perché insomma ne vaghe del vostro futuro, quindi è la parte che vogliamo raccontarvi, e quindi subito diamo in apertura le indicazioni per cosa e come funziona la giornata di domani. Domani ci sarà il terzo sciopero globale, partirà alle 9:30 in Largo Cairoli la prima manifestazione, mentre il pomeriggio alle 18 ci sarà la seconda manifestazione, sempre a Milano, in Largo Cairoli, però dedicata ai lavoratori. Noi vi invitiamo ad unire la vostra voce alla nostra, e nulla. Allora, se volete partecipare a entrambe le manifestazioni, sì, 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 siete benvenuti. Vi fanno la tessera appunto, poi, nel caso, se le fate esatto, tutte e due. Insomma, perché è importante esserci domani? Ricordiamo un po' come è nata Fridays for Future e come si arriva al terzo, insomma, terzo sciopero del clima globale. Allora, Fridays for Future è un movimento fatto di persone. In realtà lo sciopero del 27 fa parte della Climate Week, che è partita venerdì scorso, il 20, con un mega sciopero in altri continenti, tra cui New York, vabbè, l'America e l'Australia, a cui hanno partecipato 4 milioni di persone. E durante questa settimana si è svolto il summit dell'ONU a New York, dove un sacco di leader politici hanno annunciato le loro buone intenzioni verso l'ambiente, e noi in Italia concluderemo questa settimana appunto domani con lo sciopero in quasi tutte le città. Insomma, il summit di New York ha avuto una protagonista su tutte, però lo sappiamo, sì, certo, benissimo. Sì, sì, sì. Anzi, forse un'emozione su tutte, che è proprio l'arrabbiatura di Greta, sì, Thunberg, sì, nel dire basta queste parole vuote. Però non è solo parole quelle di Greta e di altri attivisti, perché so che è stata proprio un'azione legale intrapresa proprio da alcuni attivisti che hanno, diciamo, denunciato proprio espressamente all'ONU ben 5 stati, se non ricordo male, per sì, le loro politiche non verdi, giusto? Sì, esatto. Poi in realtà anche in Italia 200 persone stanno iniziando adesso a fare causa allo Stato italiano, in quanto ad aprile-maggio lo Stato italiano non ha voluto dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale ed agire di conseguenza, e quindi hanno deciso di intraprendere azioni legali, come anche in Olanda hanno fatto, per chiedere appunto che venga riconosciuto l'ambiente come bene comune, e invitare poi i politici ma anche le aziende a essere più concrete nel proteggerlo. In America c'è stato un gruppo di studenti che anche lì ha intentato una causa, perché hanno ritenuto che stavano venendo violati i loro diritti costituzionali, banalmente anche quello alla libertà, perché nel momento in cui la loro generazione è messa in pericolo in questo modo, tutti i loro diritti vanno a mancare. Non c'è lavoro se non ci sono le condizioni per la sopravvivenza, non c'è libertà se non posso muovermi in modo sicuro e in salute. Ecco, questo è anche un po' la prova che insomma è cambiato qualcosa anche nel modo di portare questo tema a chi poi dovrà decidere, perché insomma non è più solo facciamo la biciclettata, ricicliamo la plastica, insomma è molto più complesso, ed infatti anche complesso. Io non voglio difendere la mia categoria, ne voglio, anzi con tutti i problemi che creiamo noi giornalismi, non giornalisti, non voglio difenderla, ma è un po' un problema anche per noi a volte appunto raccontarla questa storia, perché non è una storia così facile da raccontare, perché stiamo parlando davvero di una crisi forse mai vista prima d'oggi. Ma quando lo dici rischi di essere allarmista, ma forse bisogna essere allarmisti, mi chiedo questo. Bisogna essere allarmisti nel senso di trasportare ciò che gli scienziati dicono al resto delle persone. È importante nel nostro movimento sensibilizzare, quindi ben venga il dialogo, quello che vogliamo fare è comunicare,
E sì, vogliamo dare un allarme, bisogna agire ora. Perché appunto, ora hai detto, la gira ora, insomma, gli scienziati ce l'hanno detto, gli anni che ci mancano prima del punto di non ritorno sono veramente pochi, se non forse l'abbiamo anche già superato, alcuni dicono. Di movimenti ambientalisti ci sono fin da quando è nato il mondo. Sì. Perché questa volta dovrebbe essere diversa? Faccio un po' l'avvocato del diavolo, faccio un po' chi da casa ci sta, vi sta guardando e ha magari qualche capello bianco in più di voi, anche di me, che è un po' difficile, però insomma, e dice, ma sì, siete giovani, siete ragazzi, vabbè, dai, divertitevi, tanto poi fra qualche anno finirà tutto di nuovo. No, perché è uno dei primi movimenti globali che tra l'altro appunto vive anche il fatto di essere una generazione nuova, una generazione molto social, quindi spesso ci si rapporta con attivisti di altri paesi e si riescono a fare flash mob organizzati in quasi tutti i continenti in 2 giorni, come appunto abbiamo fatto il flash mob relativo all'Amazzonia che bruciava, l'abbiamo organizzato in 2 giorni e in America e in Europa siamo riusciti a scendere tutti insieme sotto il consolato brasiliano. Io credo che Fridays for Future abbia avuto il pregio di riuscire a incanalare diverse questioni che sono climatiche, ma vanno a colpire tanti tanti aspetti della politica, dell'industria, della vita di tutti i giorni, e che sia riuscita appunto a creare un fronte unito in un giorno preciso della settimana, ovvero il venerdì, in cui ci occupiamo di rivendicare il diritto ad avere una casa, ovvero la terra. Siete riusciti dove nessun altro è riuscito prima, nessuna campagna di marketing, nessun politico, cioè a far muovere appunto una nuova generazione. Una generazione che si credeva fino a ieri essere semplicemente davanti alla PlayStation a giocare e non fare nient'altro. Una generazione che, diciamolo, spesso e volentieri non vota, però, ad esempio. Una generazione molto disincantata appunto dalla politica, da questo mondo qui, che però si è ritrovata invece molto più impegnata di altre generazioni poi a un certo punto. Cosa è successo? Cos'è stato che vi ha, nel vostro caso ad esempio, comunque immagino che parlavate fra di voi anche. Io credo che sia, soprattutto nel mio caso, l'emotività. I discorsi di Greta, se ci facciamo caso, sono semplici, ma sono tanto emotivi. Riescono a trasmettere la gravità della situazione e nel momento in cui l'ascolti e ti si smuove qualcosa, inizi a crederci. Quindi c'è rabbia e c'è la voglia di fare. E nel momento in cui vedi una ragazza arrabbiata e ti trasmette lo stesso senso di ingiustizia e di rabbia, capisci, senti di dover fare qualcosa. Siamo in ansia, siamo arrabbiati e non ci vogliamo arrendere, però. Ecco, e fino adesso ho fatto quello che Fridays for Future aveva chiesto di non fare, perché in una bellissima lettera che ci avete mandato a giugno avete chiesto, sì, parlate del clima, parlate dell'ambiente, parlate, ma smettete di parlare di noi. Allora adesso basta, non voglio più sapere dell'organizzazione, non voglio più sapere di voi, ma di che cosa possiamo invece fare. Cioè aiutateci appunto a capire quali sono le soluzioni che si possono ad esempio adottare, ad esempio nel nostro piccolo. Noi poveri cittadini di Milano, che cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Potete continuare ad informarvi sulla crisi climatica, poi iniziate anche a pensare che ogni minima scelta che compite nel quel verbo, vabbè, e compete nella vita, va ad influenzare il come sta il pianeta, la salute del pianeta, che poi alla fine riguarda tutti. Poi più banalmente basterebbe anche solo mangiare meno prodotti derivati dagli animali, usare meno la macchina e preferire i mezzi pubblici. E poi le famose 3R, il riduci, riusa, ricicla, laddove puoi utilizzare la tua borraccia, usa la tua borraccia, laddove puoi rinunciare alla plastica o a comprare qualcosa di nuovo e semplicemente scambiarlo, sì. Utilizzare comunque i mercati dell'usato. Sono piccole cose, ma se le facessimo tutte, banalmente cambierebbe parecchio. In questo caso si può anche parlare del famoso voto col portafoglio. Nel momento in cui andiamo tutti a preferire prodotti meno impattanti sull'ambiente, anche le industrie capiscono che è più conveniente per loro proporci questi prodotti. Quindi è inutile dire ma io come singolo non posso fare niente, se tutti gli altri continuano comunque a mantenere comportamenti
che vanno a minare l'ambiente. Invece no, perché se tutti smettessimo di seguire questo tipo di mentalità, davvero cambierebbe qualcosa. Noi dobbiamo sempre comportarci come se il nostro comportamento, se le nostre azioni fossero universali. Perché secondo voi però si sottovaluta questo problema? Cioè, perché ancora siete solo voi a parlarne e ancora guardate un po' in maniera quasi naif, nel senso... Perché secondo me la crisi climatica a volte è vista come una storia che succede lontano, che succede magari appunto nelle foreste brasiliane o negli acciai che si sciolgono in Groenlandia o nelle foreste che bruciano in Siberia o del fatto che comunque l'Africa stia diventando più arida e con meno risorse sia idriche che alimentari. Mentre, non so, io in realtà spero che appunto il fatto che si stia sciogliendo il ghiacciaio del Monte Bianco inizi anche a toccare le coscienze degli italiani. Infatti, cioè, e finora degli tutte cose lontane da noi, adesso invece ci svegliamo che qua al confine abbiamo un grosso problema. Esatto. Secondo me si può fare un paragone storico che magari può sembrare estremo, ma secondo me, vista la grossa crisi climatica che c'è e non vediamo, può essere adatto. Nel momento in cui è salito al potere Hitler, Francia e Inghilterra hanno perseguito la politica dell'appeasement. In quel caso c'era una situazione molto più grave, ma era lontana e sembrava incredibile che stesse succedendo quello che in realtà poi è successo. Non vogliamo ripetere lo stesso errore, non lo vediamo, ma piano piano si sta muovendo troppo. È per questo che bisogna agire adesso, è proprio quello che vogliamo trasmettere. È quello che gli scienziati ci stanno dicendo. Noi dobbiamo agire ora, prima che la crisi diventi irreversibile. Hai fatto un esempio appunto molto, molto forte, ma che forse appunto rende l'idea del tipo di crisi che stiamo vivendo. E appunto vi chiedo questo: è ancora giusto parlare solo di crisi ambientale, o forse abbiamo delle crisi che si concatenano tra di loro, e forse una crisi allora più globale che prende vari aspetti del nostro mondo? No, è una crisi globale alla fine, che porterà appunto, secondo i parametri dell'IPCC, ad aver meno risorse idriche, ad aver meno risorse alimentari, ma anche a un sacco di persone a diventare migranti climatici, perché non avranno più le condizioni necessarie per poter vivere e sopravvivere nei luoghi dove vivono ora. Mi stai dicendo che se quelli che continuano da casa ogni tanto a urlare prima gli italiani, se davvero volessero quello, dovrebbero diventare super ambientalisti per cercare, esatto, di fermare, esatto, ogni immigrazione. Esatto. In teoria sì. Ad esempio in Italia la maggior parte dei migranti sono nigeriani, abbiamo tanti nigeriani che fuggono perché il delta del Niger è stato completamente avvelenato dalle compagnie petrolifere e non hanno acqua da bere, rischiano seriamente di morire. E queste persone vengono chiamate migranti economici perché non sono coperte dai parametri della Convenzione, sì, di Ginevra. Ecco, forse in questi casi bisogna avere uno sguardo più globale e andare a pensare quali sono i veri motivi che spingono le persone a muoversi. E da lì forse si capirà che la crisi ambientale va a toccare tantissimi aspetti. Come detto, una crisi appunto, se passiamo, un'altra delle difficoltà di raccontare questa crisi è che appunto si passa dal Niger al Naviglio in un attimo, nel senso che adesso volevo invece capire più a livello appunto cittadino. Ad esempio il Comune di Milano ha, diciamo, spinto anche molto dalle vostre richieste, dichiarato l'emergenza climatica. Siete contenti? Funziona? Che cos'è? SNI, cioè una dichiarazione di intenti, okay, che per ora ha portato a due commissioni partecipate sia dai consiglieri che da noi attivisti, ma anche dai sindacati e dai cittadini, però alla fine per ora non hanno ancora fatto nulla di concreto se non forse distribuire le borracce in tutte le scuole di Milano. Ma si dice una cosa, ma cosa volete, la politica ha i suoi tempi, è una cosa difficile far muovere gli uffici. Però ad esempio era stato indetto il No Car Day per il 22 di settembre, sì, ed è stato annullato per non impedire, per non mettere in difficoltà la settimana della moda. Ecco, non ci sarà più moda se il nostro pianeta va a pezzi. Va bene, ricordiamo che tutto, la moda è una delle industrie più impattanti, sì, a livello inquinante sul mondo, perché è proprio, sì, dei processi di produzione che non si possono più di tanto evitare, quindi insomma è anche simbolico, sì. Quindi tu dici tante parole, però poi
appunto, hai il knocker, dai, me lo tiri via. Sì, le borracce va bene, però poi prima fuori onda mi diciate, ok, le borracce, ma poi manca le fontane, ad esempio. Ci sì, esatto. Poche. Esatto, esatto. Poi volendo, se invece al posto della fontana hai una casa dell'acqua, devi per forza avere la tessera sanitaria, quindi magari le persone più svantaggiate non possono neanche prendere l'acqua in determinati luoghi. Sotto casa, appunto, l'abbiamo detto, sono tante le cose che possiamo fare anche nel nostro piccolo, tra cui appunto domani scendere in piazza. Ricordiamo bene come funziona la giornata di domani, quindi a che ora si parte, circoliamo anche il percorso. Ritrovo alle 9 in Largo Cairoli e partiamo alle 9.30. Sì, esatto. Poi l'arrivo è a Duomo, però a volte può subire variazioni dettate dalla questura, perché appunto a volte noi decidiamo il percorso appunto sempre insieme all'autorità, però poi varia molto da quanto è partecipato. E noi speriamo che sia tanto partecipato. Tornando un po' a Fridays for Future, invece, una delle grosse critiche che viene fatte a Greta, ma poi ovviamente a tutto il movimento, è: vabbè, dai, diteci chi c'è dietro di voi, cioè, quali sono i poteri occulti che sono alle spalle di Greta, alle spalle di Sara e Martina, quali sono questi poteri, dai, ditecelo. Il fatto che forse abbiamo letto troppo, ci siamo informati troppo e viviamo un po' nell'ecoansia di magari non avere un futuro, o che i nostri figli non possano avere il futuro che desiderano. In realtà siamo dei rettiliani, ma non volevamo dire. Ma già hai detto una cosa interessante, mi hai parlato di ecoansia. Sì, è un'ansia relativa appunto al fatto che si è consapevoli dell'essere in mezzo alla sesta estinzione di massa, e al fatto che magari non puoi avere neanche tutti i mezzi per poter combattere questa cosa che è, cioè, vi sentite molto impotenti? Sì, sì. Io mi è capitato di piangere la notte, perché dico, che cosa sto facendo? Non cambierà niente. Poi però mi trovo alle assemblee, alle iniziative di Fridays, e penso, no, non è vero, siamo in tanti e cerchiamo di continuare a comunicare. Molto interessante questo tema, perché appunto porta la lotta dal livello, appunto, eravamo sul Niger poco fa, parlavamo della Groenlandia, ha una dimensione invece molto interna nostra, proprio, cioè neanche locale, proprio di sì, anima interiore. Nostra. È difficile da gestire, immagino, è difficile da comunicare anche. Sì, sì, è molto complicato, perché appunto... Volevo mettermi in crisi adesso. No, vabbè. Dobbiamo unire i dati a quell'aspetto emotivo, all'ecoansia, alla rabbia di Greta Thunberg. Abbiamo visto al summit dell'ONU il suo discorso, ha urlato, come osate fare questo? O siete, o state ignorando, oppure lo state facendo apposta? E nel momento in cui senti un discorso del genere e riesci a farlo tuo, l'emozione, secondo me, ti spinge proprio a volerti impegnare. Allora vi chiedo questo, cerchiamo di prende magari qualcuno che ancora è a casa, ancora davanti alla famosa PlayStation e non vuole, me ne voglia la Sony, anche le altre vanno bene, è davanti ancora lì a giocare ai suoi giochini ammazzando tutti quanti, invece di dirgli no, molla giù il joypad, molla giù quello che stai facendo in questo momento e vieni domani in piazza. Come possiamo fare per convincerli? Secondo me bisogna far capire alle persone che in gioco non c'è la salvaguardia del nostro pianeta, ma la salvaguardia della nostra specie. Nel senso, la Terra, come tutti gli altri pianeti del Sistema Solare, continuerà comunque a vivere, anche se la riscaldiamo a livelli estremi. Solo non ci saranno più le condizioni necessarie per far vivere noi. Quindi per un giorno puoi anche saltare la scuola, puoi anche giocare meno alla PlayStation o magari chiedere un permesso al lavoro per far tuo... non so, il messaggio di Greta. No, è molto interessante questo, perché appunto spesso e volentieri finora il quadro era quello di dobbiamo farlo per la Terra, dobbiamo salvare la Terra, ma in realtà la Terra, invece tu dici giustamente, la Terra in realtà noi possiamo fargli quello che vogliamo, lei rimarrà lì, sì, siamo noi, è più egoista di quello che sembra. È sempre antropocentrica la questione, mentre invece secondo me va vista da un altro lato. Cioè noi umani abbiamo sempre basato la nostra storia su noi stessi, anche poi dopo l'industrializzazione abbiamo sempre solo pensato a come plasmare la Terra sia territorialmente che strutturalmente, senza poi pensare a
tutte le altre forme viventi che ci sono sulla Terra, perché comunque non siamo soli. Si estinguono un sacco di esseri viventi ogni anno. E tu dici il prossimo potrebbe essere noi. Sì, esatto. Un po' come i dinosauri. Cioè, ci batte, cioè il panda ci batterebbe in quel caso. Cioè il panda alla fine riesce a salvarsi e noi no. Rischiamo anche questo. Questo no? Tecnicamente non lo so. Sarebbe non la sarebbe una sfatta più grande. Banalmente, se la temperatura si alza troppo, iniziano ad esserci troppi incendi e bruciano gli alberi. Gli alberi assorbono l'anidride carbonica e ci danno ossigeno. Cioè, non ci rendiamo davvero conto che questa è una questione di vita o di morte. È fondamentale. Insomma, l'avete capito, il tema è davvero dei più complicati, sicuramente. Però forse basterebbe un attimo di leggerezza in più nell'affrontare il problema, e poi dopo in realtà si arriva. Poi dopo arriva l'equanza, arriva dopo, esatto. Nel senso. Ma sì, riuscire sì, a capire che insomma il tema è questo, punto. Non si può scappare da una parte o dall'altra. La Terra, questa è fatta e finita, non possiamo far soppalcarla o andare a fare altre cose, quindi esatto. Quella è. C'è chi ci è arrivato un po' prima. Insomma, questi ragazzi sicuramente l'hanno capita prima e pagano sulla propria pelle anche l'averlo capito prima, perché appunto dicevi l'ansia, il fatto comunque di avere questa impotenza che non si riesce a far capire all'altro, che magari è lì a semaforo di fianco a voi che sgada col motore e dice allora, certo, appena finito di parlare mezz'ora di sta roba e tu... Insomma, io direi veramente, se siete titubanti, se non siete curiosi, anche dubbiosi, anche critici, avvicinatevi però ai ragazzi, parlateci. Sì, anche solo per passare una mattinata diversa, anche perché comunque il corteo è molto tranquillo, festoso. Ma poi posso dire che effettivamente noi, tra parentesi, noi domani seguiremo il corteo in diretta domani mattina dalla piazza. Noi prendiamo a caso la gente, veramente avvistiamo a caso così, e ho trovato veramente ragazzi e ragazze preparate sul tema, che non mi dicono semplicemente dobbiamo battere il sistema, che è la classica risposta sì, da corteo da quando io facevo i cortei da ragazzino e poi è rimasto così per 40 anni e prima anche, no, ognuno, mi viene da dire che ognuno può anche la sua causa proprio. Sì, esatto, chi ognuno è magari ha il legato suo agli oceani, chi magari è più legato appunto ai ghiacciai, chi è più legato alle api, spesso mentre ho avuto i ragazzi sì, che anche. Mi hanno raccontato ore e ore parlando di api, dell'importanza che c'è nel salvaguardare questa specie. Insomma, forse la differenza è anche questa. Noi li dipingiamo, ormai posso dirlo, noi avendo la barba di questo colore, le dipingiamo come sognatori, come presuntuosi anche a volte, spesso mi viene detto. Sì, giocate a fare i rivoluzionari, pertanto appena troverete un lavoro finirete in una multinazionale, insomma queste sono le famose frasi che si sentono dire su di voi, però poi davvero quando si viene in corteo con voi si percepisce, si capisce, non serve una grande sensibilità, basta veramente parlarci un attimo che c'è qualcosa di diverso. Ecco, venite in corteo. E se volete parlare con noi, noi siamo ogni venerdì in Piazza della Scala. Brava, perché infatti una cosa interessante, ricordiamolo Martina, cioè gli shopping del venerdì non è che sono finiti ci sono solo tre volte all'anno. Ci chiamiamo Fridays for Future proprio infatti. Per questo. Ogni venerdì dove, come, quando e perché? Ogni venerdì davanti a Palazzo Marino, perché appunto il movimento si ispira, è nato appunto in risposta agli scioperi di Greta Thunberg, la quale decise all'inizio di scioperare di fronte al Parlamento svedese per chiedere azioni concrete per contrastare i cambiamenti climatici. Quindi ogni Fridays for Future si ritrova davanti ai luoghi istituzionali. La mattina, cosa si fa? Cioè, si va lì, si suona qualche chitarra insieme a voi, portiamo qualche martello, facciamo qualche coro e appunto a chi passa di lì noi vogliamo parlare. Fateci domande. È una zona di divulgazione. Sì, esatto. Sì. E per dire, noi tutti i venerdì siamo lì. Siateci anche voi con le vostre politiche, con i vostri piccoli cambiamenti e con le misure che potete prendere. Allora, se tutti i venerdì siete lì, invece vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere. Dove eravate prima? Dove eravate tutti quanti fino a poco fa? Diciamo che Greta ha rotto un po' l'effetto spettatore che c'era in molti di noi, nel senso si aspettava sempre che fosse magari qualcun altro ad iniziare a fare azioni per contrastare i cambiamenti climatici o comunque per portare i cambiamenti climatici non so, nelle prime pagine dei media. Diciamo che appunto io in Greta ho rivisto un po' quello che avrei fatto
avrei voluto fare io. Esatto. Solo che non ne avevo il coraggio. E tra l'altro lo stai facendo. Sì, esatto. Sì, ecco, un po' tardi, però... Sì. Sentiamo che è tardi. Sì. È già tardi, secondo noi. Adesso non ve l'ho chiesto perché ho detto, non avevamo parlato di voi tutto. Non so quanti anni avete adesso, giusto per capire. Io 23. Io 26. Cioè, giocavate con le... come si dice, giocate con bambole fino a ieri, nel senso, era... No, io ho studiato un po'. Ero all'estero. Siete giovanissimi, cioè, non siete così tardi, non sentite, no, non fatemi venire anche l'ansia. Vabbè, noi in realtà abbiamo... Già avete le qua, non fatemi venire anche l'ansia generazionale dell'età, siete ancora in tempo, fa grandi cose, anzi. Sì, ma io vorrei tanto che, non so, i miei cugini di, non so, 12 e 16 anni iniziassero ad appassionarsi e a scendere con noi. Molto interessante questo, perché è una visione anche... diversa appunto della generazione più giovane, chi come la metà dice almeno 12-16 anni sei un pischellino, stai lì, non gioca con le tue robe, non... cosa ne vuoi sapere delle robe dei grandi? Invece tu dici no, già a quell'età si può fare. Sì, sì, perché l'ambiente è un tema di tutti, cioè ha a che fare con te da quando nasci finché non lasci questa terra. Infatti noi nel nostro movimento abbiamo un sacco di persone che si sono unite non perché... hanno paura per il loro futuro, perché comunque a livello di età sono comunque molto avanti, ma hanno paura per i loro nipoti, per chi verrà comunque dopo di loro. Sì, è un movimento intergenerazionale, sì. Anche se è nato dalla generazione più giovane. Giovane, sì. Ragazzi, io davvero vi ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi. Ricordiamo, domani mattina a che ora ci si trova in Cairoli? Ritrova alle 9, si parte alle 9.30. Ok, quindi arrivate un po' in anticipo, sennò parte sempre tardi, perché arrivate tardi. Esatto. 9 in Cairoli, 9.30 si parte. O alle 18. Oppure, infatti, ricordiamo, c'è anche la versione happy hour alle ore 18, giusto? Alle ore 18, al posto dell'aperitivo. Potete portare la vostra borraccina, ma se esatto. Una cannuccia in meno, una borraccina in più. Lo spritz invece dell'acqua, nessuno vi dice niente volendo. Esatto, quindi esatto, non c'è scritto sulla parete per forza esserci acqua, la borraccina, potete anche lo sprizzettino. Sì, sì. E vi fate anche domani sera alle 18, sempre sì. Però dalla Creole, giusto? Sì. Perfetto. Ragazzi, grazie mille davvero, ci vediamo domani in piazza a questo punto. Grazie, grazie. Va a bene. Voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo anche con voi domani in piazza, sia sui nostri canali, sia fisicamente. Venite a trovarci, se ci vedete in giro con il microfono, venite a chiamarci, parliamo, raccontateci perché domani siete anche voi in piazza con Fridays for Future e tutto il movimento ambientalista. Noi domani saremo appunto in diretta dalle 9:30 di mattina dal Largo Cairoli per seguire le prime fasi di tutta la manifestazione intorno al centro di Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie.